condoglianze classiche, cioè quelle fra i partiti per poi non fare nulla o far finta di essere d'accordo su tutto, in realtà non è così, certo che siamo contro questo tipo di alleanze. Se invece diciamo che su dei singoli punti del programma votiamo a favore, insieme ad altri partiti che la pensano come noi su quel punto, allora ok, noi abbiamo sempre detto, è scritto il codice di comportamento. Noi non siamo per le alleanze con questi partiti responsabili di questo sfascio. Se invece anche questi partiti o altri propongono dei punti di programma sui quali noi siamo d'accordo e quindi sono anche nelle modalità in cui devono essere svolti, sono corretti, noi votiamo a favore. Cioè non è un Questo pregiudizio. certo. Ma guarda, io penso una cosa molto molto semplice. Noi ci siamo candidati sapendo benissimo cos'è il Movimento 5 Stelle e avendo accettato e firmato un codice di comportamento che dice che il Movimento 5 Stelle non fa alleanza, c'è scritto anche nel nostro, diciamo, nello statuto. Di conseguenza, se c'è qualcuno che pensa che invece abbiamo sbagliato o pensa che bisogna fare un'alleanza con il PD o altri partiti, ma lo faccia pure. Non con il Movimento 5 Stelle, cioè non è che non lo può fare ma non con il Movimento 5 Cioè, Stelle, è proprio una questione di coerenza e correttezza. certo, esce Io dal penso movimento che e questi faccia quello due, che mi vuole. scusi, io penso che questi due elementi, correttezza e coerenza, dovrebbero essere, diciamo, di tutti i politici, perché dire una cosa, candidarsi dicendo delle cose in campagna elettorale e poi farne altre, penso che è proprio quello che i cittadini non sopportano più. Noi di andare al governo con l'agente responsabile di questo sfascio per sparire dopo 4-5 mesi da un'alleanza con un PD o con un PDL e così via, non ne abbiamo minimamente intenzione. Noi siamo andati lì con un messaggio che era tutti a casa. Ora, tutti a casa non è semplicemente un messaggio, come dire, populistico o qualunquistico, è frutto della conoscenza di scandali e di chi ha creato questi risultati pessimi in più di 20 anni di mala gestione del paese. Quindi perché allearsi con qualcuno di questi pur di andare al governo? Sembra allora la classica cosa, stile Lega, tutti a casa, lo Roma ladrona, però poi ci si allea col PDL, si rubano dei soldi come è capitato nei vari scandali che hanno coinvolto anche la Lega. E quindi poi alla fine in questo si è tutti uguali. No, noi invece ci distinguiamo veramente, cioè Però così non non è andrete mai al una governo. propaganda a parole, cioè deve essere anche nei fatti. Sì, Cioè io non certo. posso dire tutti a casa perché loro sono i responsabili, hanno fatto questo, questo, questo e poi andare insieme a loro, perché Questo andare al governo con d'accordo. loro non risolve il problema del paese.